La pace del Signore sia con tutti noi, mia cara, nella grazia. Un buon pomeriggio a tutti quanti. Che il Signore ci edifichi e ci sostenga da ogni problema, da ogni difficoltà, da ogni ansia e da ogni altra cosa che il nemico potrebbe metterci davanti. In questi giorni il Signore ci sta riempiendo di Spirito Santo, ci sta donando la gioia di tirare avanti, più che altro di dare quello che in noi era come semiveglia, un dormiente, e adesso si sta svegliando con una grande capacità che il Signore ci mette davanti. Questa è una lode e gloria al Signore che ci sprona e ci dà quel giusto sentimento di poter dare il meglio. Ma tutta la gloria va a Dio, mie care, nella grazia, perché senza il suo consenso nulla è possibile, perché vogliamo veramente, prima di ogni cosa, dare il giusto a Lui. Oggi, Dio volendo, vorrei parlare del Salmo 139, dove dice la sua parola in questo mio che sto davanti, l'onniscienza di Dio. Ebbene, miei cari, chi ha una Bibbia lo può aprirla e può seguirmi nel leggerlo. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Salmo 139. Signore, tu hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo. E conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara. Come il giorno, le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue vie. E l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande il loro insieme!
Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Certo, tu ucciderai l'empio, oh Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di me. Essi parlano contro di te, malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano e non detesto quelli che insorgono contro di te. Io li odio di un odio perfetto. Li considero miei nemici. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Fin qui la parola del Signore. Vogliamo pregare e lodare il Signore per quello che abbiamo letto. Il Signore sicuramente risponderà alla nostra preghiera e ci riempirà del suo, metterà del suo in noi e sarà il suo a parlare. Questo stiamo sempre nella fede di Dio e non pensiamo mai che il Signore non risponderà, perché il Signore quando chiediamo in preghiera, ciò che chiediamo Lui ci dà. Se siete disponibili, chiudete gli occhi e pregate insieme a me. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a te, Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare, ti vogliamo veramente venire a te, alla tua presenza, vogliamo veramente portare tutti i nostri difetti, le nostre angustie, le nostre difficoltà. Vogliamo veramente stamattina e quest'oggi portare tutto a te, Signore, attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. E stasera, Signore, siamo qui. Siamo vuoti, Signore. E sicuramente di ciò che abbiamo letto nel Salmo 139, Signore, tu ci riempirai del tuo. Sicuramente, Signore, ci darai come un fiume in piena che scorga da te, dal tuo figliolo Gesù Cristo, che si infiltrerà in noi per abbeverare tutti quanti sono in ascolto, che vedranno e avranno il suo. Grazie Padre per come tu ci benedici, per come tu veramente quest'oggi farai tutto secondo la tua volontà, Signore. Parla tu, Signore, attraverso di noi. E quest'oggi, Signore, vogliamo veramente essere convinti perché tu parlerai. Grazie ancora, Signore, come in questi giorni tu ci hai benedetti, Signore, di una benedizione moltiplica, Signore. Come tu veramente ci hai sostenuto nei momenti di dissenso, di malinconia, di difficoltà, di ferimento e di altre cose che il nemico ci aveva buttato. Grazie, Padre. Vogliamo ringraziarti con tutto il cuore perché veramente tu sei il Dio grande che noi facciamo sempre riferimento. E questa è una gloria a te, Signore. Ancora benedici tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi di te, Signore. Benedici ancora, Signore, le vedove, gli anziani, i pastori. Ancora benedici tutti quelli che stanno evangelizzando in tutto il mondo, Signore. Grazie, Signore, perché veramente vogliamo fare di più di quello che
in questo momento stiamo facendo, Signore, ma abbiamo poche forze, Signore, e ti chiediamo nuove forze, ti chiediamo ancora di riempirci di Spirito Santo, Signore, che possa infondere in noi, Signore, la sapienza che ci manca, Signore. Grazie, Signore. Ristabilisci quell'armonia in noi, Signore, che veramente possiamo venire a Te e portare molto frutto. Grazie, Padre. Ti ringraziamo e Ti lodiamo nel nome del Tuo Figliolo Gesù Cristo, che Tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Gloria a Dio. Miei cari nella grazia, come possiamo vedere in questo Salmo 139, ci sono cose veramente meravigliose. E se prese versetto per versetto, vogliamo dare quello che il Signore ci ha riempito. Spero che il mio cuore possa traboccare per essere come un canale di benedizione per tutti quanti. E questa è una gioia che voglio invogliare a tutti quanti, perché noi dobbiamo essere sempre umili, dobbiamo essere sempre, sentirci sempre piccolini, e il Signore ci fa rialzare, ci rialza e ci dà quella gioia di poter fare di più. E qui dice, nel primo versetto dice: Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Miei cari, in questo primo versetto il Signore dice il versetto: Tu, Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. A voi, per caso, vi è venuto in mente di dire queste parole? Signore, Tu mi ha esaminato e mi conosce. Potete dire queste cose? Potete dire queste cose? Vogliamo dirle: Signore, Tu ci hai esaminato e ci conosci. E in questo momento ognuno di noi possa dire queste parole e dire: Oh Signore, grazie, perché adesso sono un libro aperto per Te. Ti ringrazio, Signore, perché veramente Tu, Signore, Tu mi hai esaminato. Vedete? Ora, quando il Signore esamina un cuore e lo conosce, se un cuore perfetto, se un cuore puro, un cuore umile, il Signore che cosa fa? Lo plasma e lo benedice. Ora, nel secondo versetto dice: Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Vedete, quando noi veramente siamo tutto uno nel Signore, che il Signore ci esamina e ci scruta da lontano e ci comprende anche nel pensiero, e ci vede anche quando noi ci sediamo, vedete, e quando mi alzo, vedete, sia quando ci sediamo che quando ci alziamo, siamo un libro aperto per il Signore. Ora, miei cari nella grazia, vogliamo essere veramente un libro aperto? Possiamo dire: Abba Padre, che Tu, Padre, Tu ci vedi, ci esamini quando ci alziamo, quando ci sediamo, quando dormiamo. Vogliamo dirlo: Padre, grazie, perché queste parole veramente ci riempiono nel cuore, nell'animo, che sapendo... Avete presente, in questi giorni hanno fatto dei filmati con le videocamere che hanno ripreso delle azioni di altre persone che non lo sapevano, che erano registrate. E inconsapevolmente queste persone hanno commesso delle cose malevole. Vedete, la videocamera a circuito chiuso va a prendere tutto quello che in quel momento quella persona che nel raggio della videocamera viene intrapresa e registrata.
Ora, il Signore non ha bisogno della videocamera perché il Signore è onnipotente, onnisciente, è in ogni luogo e ci vede, ci ascolta, ci guarda sia da lontano che da vicino, quando ci sediamo, quando dormiamo. Vedete, vogliamo essere veramente un libro aperto, vogliamo essere così puri, perché quando alziamo gli occhi in alto diciamo Abba Padre, Signore grazie perché veramente ci stai esaminando, ci stai purificando. E qui ancora nel terzo versetto dice: tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Vedete? Tu mi scruti quando cammino. Addirittura quando camminiamo il Signore ci scruta, ci guarda, sia nel riposo e conosce a fondo tutte le vie. Vedete? Tutto è alla conoscenza del nostro Dio. Perciò vogliamo veramente essere puri, perfetti. Non c'è da dire che tanto il Signore non mi vede, tanto così, tanto colà. Non esiste questo. Ciò che noi facciamo, siamo un libro aperto. Perciò vogliamo ancora leggere ciò che dice. Nel quarto dice: poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. A volte noi magari parliamo, diciamo, ancora il pensiero si stava formando, non era neanche nella nostra lingua. La parola che vogliamo dire, e Lui, Signore, lo sa ciò che vogliamo dire. Io ne ho avuto esperienza. Certe volte magari volendo fare una cosa, a volte lo Spirito ci guida di farne un'altra perché è più migliore e ci guida per una strada più pura, più perfetta. A volte uno vuole andare a destra, ma lo Spirito dice avanti. A volte dice di andare a sinistra e lo Spirito dice avanti. E noi dobbiamo seguire lo Spirito, perché quando seguiamo lo Spirito che è in noi, che il Signore ci ha donato, noi andiamo verso una strada più perfetta, più pura. E vogliamo ancora leggere nel quinto versetto, dice: tu mi circondi e mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. Vedete, quando poi facciamo la strada giusta, che il Signore ci scruta, sia da lontano, da vicino, quando ci alziamo, ci sediamo, o dormiamo, oppure pensiamo. Vedete, qui dice: tu mi circondi e mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. Il Signore ci circonda, ci scruta e ci sta di fronte e alle spalle. E addirittura, sapete, quando facciamo una buona azione oppure un buon lavoro, addirittura succede che quando c'è lo chef o il padrone, dicendo il padrone del lavoro oppure di altre cose, e vede che l'operaio sta facendo un buon lavoro, si sta comportando bene, ci va lo chef vicino, il padrone, vogliamo dirlo così, e ci comprendiamo, ci va nella spalla e ci batte la spalla. Bravo, dice. Vedete? Così. Bravo. E qui il Signore, sia che davanti, che di dietro e di fronte, e ovunque ci viene e ci dice, ci pone la mano su di me, come una benedizione, come un qualcosa che ti fa ispirare a proseguire,
per quella via che stai prendendo, il cammino verso Dio e verso l'ascesa nella Gerusalemme celeste che Gesù sta preparando da 2017 anni. Vedete, la conoscenza che ha di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Nel versetto 16 dice: la conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Il Signore ci conosce e questa conoscenza è così vasta, così grande, che noi non possiamo arrivarci a comprendere come Lui conosce noi al 100%. E noi ancora siamo così ispirati di conoscere il Signore, ma non conosciamo ancora molto del Signore, perché il Signore è immenso, è onnipotente, onnisciente. Non sappiamo niente di quello che Lui è, ma sappiamo attraverso la parola di Dio, che è ispirata nella Sacra Bibbia, attraverso come Gesù ci ha inondato della sua potenza di poter conoscere ciò che Dio ci vuole far conoscere. Ma arriviamo a un punto, a un limite, che a volte, vedete, la Bibbia è come un pozzo senza fondo. Più si va giù, più si legge la Bibbia e più riassume quello che ancora a volte che leggiamo da tanti anni non abbiamo compreso, e in quell'istante, come scoccare le dita, esce per incanto. Il Signore ci fa vedere delle cose che prima non le vedevamo. E qui dice: la conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. E continuando nel settimo versetto, dove dice: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Dove possiamo andare lontano dallo spirito di Dio? Dove possiamo fuggire? Da nessuna parte, miei cari. Da nessuna parte, perché dove andiamo? Andiamo. Dio è davanti a noi, dentro di noi, dietro di noi, a fianco a noi, nel nostro cuore, dappertutto. Perciò non possiamo sfuggire. E allora, miei cari, la grazia qui ci fa capire: è inutile mettere dei sotterfugi, oppure, dice adesso me la squaglio, in siciliano, me la squaglio, me ne vado, tanto chi si è visto, no, mie cari, no, qui non c'è chi si è visto, qui bisogna veramente dar gloria a Dio, a Gesù, perché la conoscenza che il Signore vuole donarci è molto, molto grande. Vedete, ce lo dice con tutto il cuore, ce lo dice. La conoscenza, sempre ritorno nel versetto 6, la conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. E nel versetto 7, ritornando ancora, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Non si può scappare. E nel versetto 8, proseguendo, dice: dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei là. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Vedete? Se prendo le ali dell'alba, al primo squillare dell'alba, che il sole comincia a schiarire le tenebre, vedete? E vado ad abitare all'estremità del mare,
Vedete quando uno guarda nel mare, non le metteva là. Dice nel versetto 10, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Vedete? La mano del Signore è molto grande, allungando la tua mano ci verrà a prendere anche là. Perciò non c'è nessuna cosa da scappare, nessuna via di scampo. Il Signore ci prende sempre e se ci vuole veramente riprendere, amici, fratelli, sorelle, non facciamo i testa dura, testardaggine e tante altre cose. Vogliamo essere morbidi, vogliamo essere flessibili di poter chinare il capo verso la santità di Dio, perché ovunque andiamo e ovunque fuggiremo, lui con la sua mano ci viene a prendere e ci preleva. Anche là mi condurrà la tua mano, nel versetto 10, e mi afferrerà la tua destra. Nel versetto 11 ci dice, se dico certo, le tenebre mi nasconderanno. Sentite, e la luce diventerà notte intorno a me, vedete? A volte dice, ma adesso c'è buio la sera, tanto non mi vede nessuno, mi nascondo, nessuno mi vede, e dove c'è il buio, che ti vai a nascondere, lì come per inganno la luce risplenderà e sarai visto. E sarai preso con la sua mano potente. E la luce diventerà notte intorno a me. Nasconderti nulla. E la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Vedete? Per il Signore, vi faccio un esempio. A volte è notte, notte profonda, buia, addirittura la luna non si vede neanche. E lì è il punto più cruciale, che c'è proprio buio, buio. Avete visto certe volte in questi giorni, abbiamo potuto vedere gli occhiali, la lente infrarossa, che vede quando c'è il buio. Io vi faccio un'ipotesi per capire. Dio non ha bisogno di occhiali infrarossi. Lui ci vede anche nel buio, profondo ci vede e ci prende con la sua mano potente e ci tira fuori. Perciò non ci possiamo nascondere né nel buio, né nella notte profonda, addirittura quando è completamente, che anche la luna non si vede ed è profondamente notte, buio. Anche lì il Signore ci vede, perciò non ci possiamo nascondere da nessuna parte. Nel versetto 13 dice, sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Certe volte dice, mia madre mi ha fatto, ma il Signore fatto tutto. Tua madre, mia madre e tutte le mamme hanno soltanto usato il suo corpo per formarti e per darti al mondo, ma quello che è stato è Dio che ha creato. Senza la persona che ha inventato l'orologio, l'orologiaio, gli orologi non esisterebbero. E quando gli orologi si rompono, a chi si va a portarli per aggiustarli? All'orologiaio. E qui? A chi si va quando la persona deve essere
assimilata e guarita e dandoci il soffio di vita al Creatore. Dio ci ha creato e ci ha dato una vita con il suo soffio, ci ha formato. Andando ai primi anni della luce che si è formato il mondo, Dio soffiò ad Adamo e gli dette il soffio di vita. Perciò senza quel soffio di vita noi non esisteremo qui, in questa terra. Altro che la scienza dice che siamo nati dalla scimmia, che proveniamo dalla scimmia e tante cose che sono successe, poi la scimmia si è evoluta e è diventato l'uomo. La scimmia è quella che l'uomo ha avuto la sua intelligenza tralasciata da Dio. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. E qui ci dice ancora nel versetto 14: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Ecco l'uomo intelligente che dopo tutto quello che ha fatto, che ha visto e anche in questa terra e ciò che ha provato, dice, oh, viene in senno e dice queste parole: io ti celebrerò, io voglio celebrare il Signore. Amici, fratelli, sorelle, cari nella grazia, dopo aver assaporato la grazia di Dio, vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo lodare il Signore. Qui lo dice, io ti celebrerò e io voglio celebrare. Tu vuoi celebrare il Signore? Vuoi lodarlo, ringraziarlo? Perché sei stato fatto in un modo stupendo. Qui lo dice, io ti celebrerò perché sono stato fatto in un modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Io lo so molto bene ciò che ha fatto il Signore in me. Io non sono nessuno, ma Dio mi sta donando quella piccola, come dire, quel granello di sapienza, di poter capire, poter comprendere alcune cose. E dove arrivo? Metto il punto, prego il Signore e mi dà il resto. Nel versetto 15 dice ancora, le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Vedete, le nostre ossa non erano nascoste a Dio, perché quando ha formato Adamo e ha dato il suo soffio, dato la sua vita, è lì che ha formato Adamo. E tramite Adamo, con un solo organo, ha formato la donna Eva, tratta da Adamo. Vedete, ciò che lui ha fatto, siamo noi, a sua stessa immagine. Dio ha fatto l'uomo alla sua stessa immagine. A volte noi diciamo, guardati allo specchio, che vedi? Guardati bene, che cosa vedi? Ti vedi brutto, ti vedi pieno di rughe, ti vedi così. Non guardarli, guardali e rispecchiati nel Signore. Quando ti guardi allo specchio devi vederti bello, una bellezza profonda. Non guardare quelle rughe, non guardare quella vecchiaia che hai addosso, non guardare quegli anni, ma guardati giovane, bello, come il Signore ti ha fatto. Rispecchiati nel Signore, perché sei fatto, è stato fatto a immagine di Dio e di Gesù.
Nel versetto 16, i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Vedete, quella massa informe del mio corpo e del nostro corpo erano già scritti i giorni che erano destinati. Vedete, il Signore ha saputo e sa ogni cosa nell'amore veramente che ha per noi. E nel versetto 17 dice ancora: o quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. Vedete, questi pensieri, questa gioia che noi possiamo nutrire e quell'amore che veramente ci inondiamo di presenza del Dio in noi. E qui nel versetto 18 dice: se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Durante il sonno, durante la notte, quando dormiamo, stiamo in pace. Perché come ci dobbiamo immaginare come se fossimo nelle mani di Dio, che ci cullasse la notte quando dormiamo, dobbiamo sprofondare in un sonno profondo e beato con la presenza del Signore che ci culla tra le sue mani. Nel versetto 19: certo tu ucciderai l'empio, oh Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente, i tuoi nemici si riservano del tuo nome per sostenere la menzogna. Vedete, certe volte, come quando dice c'è il nemico, c'è la zizzania, certe volte queste parole dobbiamo misurarle, perché il nemico sta sempre che ci guarda dove poterci ferire, dove poterci distruggere. A volte quando diciamo: ah, oggi è una bella giornata, tutto bello è venuto, tutto perfetto è venuto, tutto ha proseguito perfettamente, e lì siamo soggetti a qualche piccola cosa che ci disturberà. Non dobbiamo parlare così, perché il nemico ci sta sempre vicino e appena vede che noi ne godiamo e ne siamo felici e ne siamo così convinti di avere tutto, il nemico ci distoglie e ci blocca. E se non lo può fare a noi, si serve ancora dei nostri familiari, i nostri vicini, i nostri conduttori, i nostri parenti per bloccarci. Io ne so qualche cosa di blocchi, miei cari. E nel versetto 21 dice: Signore, non odio forse quelli che ti odiano e non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio perfetto. Li considero miei nemici. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Miei cari, nella grazia, la parola del Signore è così grande e così potente che vogliamo veramente stare sempre fermi nella parola di Dio, perché quando qualcosa si sta muovendo perfettamente bene, il nemico è vicino a noi che ci disturba. Vogliamo solo stare nella via, nella pace di Dio e stare calmi, non inorgoglirci, non inseguire
inglandirci dicendo: ah, ormai è tutto a posto, ormai è tutto così. È lì che c'è la debolezza, che lì c'è qualcosa che succederà. Ora, non è che vi voglio allarmare, ma vi voglio cautelare di dire: stiamo calmi nelle mani di Dio. Quello che succederà domani non lo dobbiamo pensare oggi, perché Dio pensa domani. Noi non possiamo né pensarlo, neanche immaginarlo, perché Dio ci dà il resto. Il domani è di Dio. Per noi è oggi, il presente. Siamo qui, davanti alla grazia di Dio. E come dice nella sua parola, tu, mio Dio, ci esamini, ci conosci. Quando ci sediamo, quando ci alziamo, quando ci corichiamo, quando dormiamo, quando beviamo, quando mangiamo, quando preghiamo, tu ci esamini, ci conosci, il Signore ci conosce. E qui il verso 139 ce lo dice ben chiaro: siamo stati formati dalle sue mani, le nostre rene, il nostro corpo è stato intessuto da lui, con il suo soffio, con il suo amore, con la sua potenza. Questo è quello che noi dobbiamo pensare e godere di ciò che Dio ci sta donando. Con questo vogliamo ringraziare il Signore per quello che abbiamo letto e per quello che abbiamo potuto dire. Se abbiamo parlato troppo, perdonateci, ma quello che abbiamo voluto dire è che la parola di Dio ci avvisa che siamo fatti a immagine di Dio. Lui ci ha creato, Lui ci ha dato il soffio, Lui ci ha dato la vita e ci vuole donare adesso la vita eterna. Come? Stando sempre cautelati nelle mani di Gesù, che Lui ci porta a Dio. Non deviamo né a destra né a sinistra. Lasciamo tutto nelle mani di Gesù. Bene. Miei cari, vi invito a pregare insieme. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Chi è possibile chiude gli occhi e prega insieme a me. Gloria a te, Padre. Alleluia. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa che tu hai fatto e che farai ancora. Grazie, buon Signore, come tu hai aperto i nostri cuori, come tu hai riempito di tutto ciò che ci hai fatto dire, Signore. Grazie come tu veramente ogni cosa che chiediamo si è fatta e chiesta con la tua volontà e con la tua sapienza, tu ce la doni. Ti ringraziamo, Signore, per questo. Signore, ancora continua a benedirci, ancora questo giorno. Usaci per la tua gloria, usaci ancora per la tua famiglia, il tuo popolo, ancora la tua sposa, di poterla aiutare, aiutarla in tutto, amarla per sempre, finché vita ci darai e nell'eternità. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto sempre e eterno. Amen. Amen, miei cari. Per chi ancora non mi conosce, che sta vedendo per la prima volta il video, può digitare il mio sito, troverà tutto quello che gli serve per poter andare avanti nella via e nella pace e nella gioia del Signore. Il sito è www.gesulalucedelmondo.it. Vi abbraccio con tutto il cuore, come faccio sempre. Così, e con un bacio doppio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù. Amen. Pace del Signore, fratello Angelo Piccone. Amen.